Inauguriamo la decima serie di Vivere l'Architettura, il programma centrato sull'architettura moderna e contemporanea di Roma in tutti i suoi aspetti politici, sociali, culturali. Qui da questo luogo, che è una delle centralità previste dal piano regolatore del 2008, siamo circondati da architetture di pregio, la torre residenziale dello studio Purini Termes, oppure il Ministero della Salute, dello studio Transit. E questo luogo rappresenta al meglio, a nostro parere, lo stato dell'architettura e dell'urbanistica romana, cioè la volontà di adeguare lo sviluppo urbano di Roma a certi stilemi moderni, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista formale, e l'incapacità poi amministrativa di gestire e coordinare questi modelli. Oggi con me a parlare di questo tema ci sono gli architetti Mario Spada e Silvio Riccobelli. Non ci possiamo meravigliare che anche un progetto così carico di aspettative come quello di Euroma 2 finisca per essere, nel momento in cui vede il suo completamento, una visione distaccata, stravagante in certi particolari, del tutto svuotata di ogni potere emozionale. Al centro del progetto del complesso direzionale vi era l'intento di creare uno spazio civico integrato con l'Eur. Il progetto ha subito nel corso del tempo diverse modificazioni, in particolare i due edifici alti, progettati rispettivamente da Franco Purini, quello residenziale, dallo studio Transit, quello ad uffici. Ma era rimasta invariata l'idea di realizzare un'arena pubblica pedonale, dalla forma articolata, incuneata tra i palazzi, come in un organismo medievale, sollevando il piano di attacco degli edifici. Oggi, non ancora completato, questo ambiente centrale sembra essere scomparso dal cuore ideologico del progetto. L'affollato luogo di relazioni personali determinava un rapporto di reciprocità tra la piazza e i due edifici alti, giustificandone la mole eccedente sul tessuto compatto, degradante, verso Cristoforo Colombo. L'area pedonale avrebbe dovuto fuoriuscire dal complesso direzionale collegandolo con il vicino quartiere di edilizia sociale del piano di zona Casale del Castellaccio. Un principio di ordine sembrava contestualizzare nel progetto gli edifici, gli spazi pedonali, gli assi stradali. Tutto ciò sembrava venuto a mancare, anche se le due torri si connotano come l'efficace landmark moderno di questa parte aggregata dell'euro storico, con la loro coerenza stilistica. L'uno ad un ordine geometrico di stampo razionalista, l'altro ai canoni corretti e rivisitati in chiave di sostenibilità dello stile internazionale. Ulteriore debolezza dell'insediamento è la carenza di linee di trasporto su ferro che ne inficiano gravemente la funzionalità e le potenzialità di sviluppo. Dunque si potrebbe pensare che prima o poi vedrà alla luce il progetto del corridoio Colombo, la realizzazione cioè di una linea di metropolitana sopraelevata al servizio di tutti gli insediamenti del quadrante sud sorti lungo l'asse Colombo. Parte del piano strategico sulla mobilità sostenibile approvato nel 2010 dal Consiglio Comunale, la sua realizzazione completerebbe la logica direzionale del progetto Euroma, collegandolo con un sistema su ferro all'Eur, al nuovo centro congressi e a sud alla Fiera di Roma e all'aeroporto Leonardo da Vinci. Se una cosa la puoi pensare, la puoi fare, sosteneva una massima filosofica. A Roma, chissà. La centralità Castellaccio nasce dall'idea che le architetture dovessero gravare su uno spazio pubblico. Oggi abbiamo l'architetto Spada con noi, che è un esperto di spazi pubblici. Che ne pensi di questo esito? Non entro nel merito delle architetture, alcune sicuramente pregevoli, però questo non è uno spazio pubblico, non è stato pensato, semplicemente è uno spazio di risulta. Tra edifici, alcuni di qualità, ma insomma non è stato pensato nelle sue funzioni. Non si capisce chi potrà utilizzare questo spazio. Lo spazio urbano dunque ha bisogno di altre funzioni. Non può essere una sorta di spazio di risulta tra edifici, perché apparentemente, in questa fase ancora siamo in una fase di cantiere, apparentemente questo spazio appare come uno spazio che divide.
le architetture, sono più che unirle. Sono d'accordo, è uno spazio che divide e soprattutto non si capisce, cioè già a quest'ora non c'è vita, non c'è nessuno. Immagino che di sera ci sarà ancora meno, ci saranno ancora meno persone, di notte non ne parliamo. Cioè, insomma, uno spazio urbano, uno spazio pubblico urbano ha bisogno di attività, di iniziative, di vita, insomma, di relazioni. E qui quello che colpisce è il fatto è che non si prevedano né negozi, né strutture di comunità, luoghi di aggregazione, per cui questo colpisce. Io concordo con te che sembra più uno spazio di risulta. Sì, diciamo, c'è Marc Augé, insomma, il noto antropologo, che è teorico dei non luoghi, no? Diceva che un luogo ha tre caratteristiche principali: essere identitario, relazionale e storico. Questo spazio è un classico, un non luogo, molto non luogo, perché di identità non si capisce qual è, di relazioni nessuna, vabbè, di storia questo lo perdoniamo perché è uno spazio nuovo e quindi non può averne, però identità e relazioni sono due presupposti importanti di uno spazio. Comunque, che abbia, di un luogo che abbia senso. In questo spazio chissà che scopriremo qualcosa di nuovo che magari ci farà cambiare opinione. La potenza evocativa dell'architettura c'è tutta, ma cosa possiamo fare per rivitalizzare questo spazio urbano mancato? Sicuramente, come mi dicevi prima, questa è una centralità metropolitana che doveva essere una piccola defanza, cioè doveva essere tutto direzionale. Nel momento in cui si è inserita una realtà residenziale, si è dato risposta a quello che ormai è un principio dei progetti urbani, cioè creare mixité di funzioni, mixité sociale, eccetera, eccetera. Qui adesso la mixité è tra la Procter & Gamble, che penso che la sera non ci lavori nessuno, il Ministero della Sanità, che probabilmente già dal pomeriggio non ci lavora nessuno, è un edificio residenziale dove uno si domanda: ma chi c'ha un bambino, dove lo porta? Esatto, era proprio questo che ti volevo chiedere. Parco, in quale... Un bambino dove potrebbe dove trovare andare? Qui? Forse i ragazzi che, benestanti, perché credo che costi abbastanza abitare qua, i ragazzi benestanti potrebbero chiedere di creare una pista di skateboard, che non sarebbe una cosa tanto sbagliata, secondo me. Per cui tu sostieni che senza funzioni questi spazi urbani ovviamente non funzionano e che lo spazio urbano nasce dalle esigenze funzionali, cioè uno spazio che non è utile non può essere uno spazio assolutamente urbano. Assolutamente no. Qualcuno poco acculturato potrebbe definire questo intervento una colata di cemento e d'acciaio in questo caso, non ricordando che in realtà le nostre città sono fatte di cemento e di mattoni, anche gli oggetti architettonici più pregiati che formano la nostra identità. È un luogo comune, dunque, a mio parere, ma come si fa a sfuggire a questo luogo comune? Lo chiedo a Silvio Riccobelli. Allora, io credo innanzitutto che non sia poco acculturato chi volesse vedere un luogo così cementizio, ma è semplicemente una persona o un individuo che vuol vivere una città. Diciamo che questo non luogo urbano, è un non luogo, è un frutto di quel, diciamo, senso di città Lego che molti, voglio dire, Dubai, molte sono città Lego, cioè città costruite per sommatorie di architettura, pensando che la sommatoria di architettura determini poi uno spazio urbano. Così non è. Parto da lontano, ma cioè rapidamente, ma la comunità umana si è costituita su luoghi pubblici. Antropologicamente la comunità umana era fatta di femmine che difendevano i piccoli e uomini che cacciavano. Si ritrovavano poi anche in luoghi dove dormire, che erano luoghi comuni. La specializzazione della scimmia, che non cominciava a perdere il pelo, quindi non è più nuda, tanto per fare la citazione di moda, poi ha fatto sì che l'umanità, la comunità umana, volesse e ambisse a spazi diversi. Ecco, questo è un luogo urbano, un luogo che è costruito per rappresentare se stesso, riuscendoci probabilmente dal punto di vista architettonico. Ma io penso che molte cose di cui tu parli siano vere, però constato che
c'è sempre una sorta di resistenza al nuovo nelle tue parole, cioè io credo che poi la vita determinerà la sorte di questo intervento, ma determinare a priori un giudizio negativo credo che sia un riflesso condizionato che condiziona anche la cultura architettonica. Beh, il giudizio non è negativo, è un giudizio, come dire, addolorato. Nel senso, allora, nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà nei grandi agglomerati urbani. Se non costruiamo oggi un principio in base al quale la città cresce attraverso anche, diciamo, funzioni di qualità, e non solo funzioni considerate sovrastrutturali rispetto all'architettura, noi rischiamo di avere, come dire, tanti luoghi non vissuti. E tu citavi molto opportunamente all'inizio, come dire, le città si sono costruite per sommatorie di architetture. Sì, ma il mattone non era questi pannelli, diciamo, non so di quel materiale. E, come dire, erano luoghi che avevano sono anche... Sono i materiali della nostra epoca, per cui noi non possiamo pensare di fermare, noi dobbiamo contestualizzare l'architettura. Ma forse sono un aggravante rispetto all'essere, come dire, luoghi incompleti. Vedi, io vedo che... Adesso lì, se ci affacciamo in questo scorcio, c'è una chiesa che è un tendone dove potrebbe essere un circo. Ecco, questa la dice lunga, infatti molto opportunamente hanno chiamata chiesa della trasfigurazione urbana. Adesso, perché, come dire, ha informato, no? Il divino ha informato, diciamo, questa. Adesso camminiamo, andiamo a vedere questa parte di questo intervento. Una volta i luoghi urbani si costruivano intorno alle chiese, oggi intorno a che cosa? Forse al centro commerciale? Sì, non è una battuta, è una riflessione interessante. Non è un caso che a partire dai primi anni 90 la sociologia si interrogò sul perché i centri commerciali sono diventati nuovi luoghi dell'aggregare, no? Anche con un'accezione negativa, però tant'è, è così. Quindi, come dire, è un'inversione, diciamo, di tendenza, chiamiamola così. È logico progettuale. Forse questo è sicuramente un luogo ancora provvisorio. Però io posso dirti una cosa, all'interno della domanda si c'era anche una riflessione ulteriore sull'architettura. Io noto questo stacco anche di linguaggio tra i luoghi curiali, no? delle istituzioni, i ministeri e i luoghi invece del commercio, quindi che forse ricostruiscono la piazza del mercato rinascimentale. Questo centro commerciale è un centro commerciale classico, ma in realtà aveva una velleità urbanistica, doveva avere su in copertura un parco urbano, che purtroppo non si è fatto. Ecco, qui di nuovo il tema delle premesse e degli esiti, che sono sempre diversi dalle premesse. È un problema di gestione, di premesse. Mi viene in mente l'auditorium, no? L'auditorium è diventato, credo suo malgrado forse, oltre le aspettative, un luogo di aggregazione, no? Perché anche un giardino. Io credo che neanche Renzo Piano immaginasse che sarebbe diventato così. Un successo, sì. Un successo così. Però alla pista del ghiaccio per i bambini, ai luoghi. Penso con difficoltà che fra due ministeri si possa mettere una pista del ghiaccio. Io forse... lo prendo come auspicio, io credo che col tempo gli spazi urbani che non sono determinati da queste belle architetture, perché indubbiamente le architetture che noi oggi abbiamo visto sono architetture significative, io credo che col tempo la vita darà un senso a questi spazi che oggi non appaiono come spazi urbani adeguati. Manca il verde, però ci sono degli squarci di verde piuttosto significativi. Sì, Andrea, mentre ne parlavi, infatti guardavo che forse mi consola pensare che c'è ancora il verde in un luogo così cementificato. Per cui la salvezza della città moderna è nel verde. Anche. E adesso, a conclusione di ogni puntata, la rubrica Punto e Virgola a cura di Valentina Piscitelli e Roberto Petrocchi. La 10ª edizione di Vivere l'Architettura vogliamo affrontare il tema del rapporto tra la città e il cinema facendo alcune riflessioni. In questa prima puntata parleremo, attraverso il cortometraggio La Ruota, scritto e diretto da Daniele Esposito, del tema della disattenzione e della responsabilità. La mancanza di ascolto e l'iperconnettività
sta portando le persone ad avere dei comportamenti in qualche modo irresponsabili, ed è di questo che parleremo in questo cortometraggio. Eat a light now.